Domenica scorsa Gesù dà da mangiare a 5.000 persone. Alla fine del Vangelo la gente va per farlo re. Oh, questo ci dà da mangiare gratis. E dove lo troviamo un altro così? Ecco, quante volte, ragazzi, cerchiamo Gesù perché ci dà da mangiare gratis, perché realizza un po' i nostri desideri, compie i nostri progetti. Nella prima lettura oggi abbiamo la gente che nel cammino del deserto si lamenta con Mosè. E quando eravamo in Egitto con la pentola della carne? Pensate un po', erano schiavi, ma erano garantiti. C'era da mangiare. Vi capita qualche volta, ragazzi, di lamentarvi per qualcosa che avevate, che avete realizzato, e adesso vi sembra mancare, però a volte non ci chiediamo se era il nostro bene, se eravamo liberi. Quante volte viviamo un po' con malinconia questi momenti? Che bello! Quando stavamo peggio, stavamo meglio. Gesù rimane un po' deluso quando si accorge che lo cercano solo per i miracoli. Pensate quando vi cercano soltanto per convenienza, perché sapete fare qualcosa, ma non per amicizia. Voi forse non gli interessate. Gli interessa quello che sapete fare. Non cercavano Gesù perché gli interessava Gesù, ma cercavano Gesù per quello che poteva dare Gesù. E ogni tanto possiamo correre anche noi questo rischio, vero ragazzi? E anche noi possiamo essere delusi, perché gli altri non hanno capito quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto. Davanti a questa situazione in cui la gente può cercarci solo per convenienza, come la gente cercava Gesù per i miracoli, Gesù ci porta in alto e ci dice: senti, non conta il fare o il non fare, l'avere o il non avere, conta l'essere. Perché la felicità non dipende da come ci vanno le cose, ma da che tipo di relazione creiamo con gli altri e soprattutto con Dio. Anche se spesso noi diamo da mangiare ai nostri sensi e poi abbiamo una fame terribile di senso delle cose che viviamo, Gesù oggi ci dice: non cercare solo il pane che soddisfa la pancia, ma quello che soddisfa il cuore. E allora, ragazzi, ditemi un po', qual è la vostra fame? Di che cosa avete fame? E attenzione, non solo per riempire la pancia. A volte abbiamo fame di affetto. Vorremmo tanto l'attenzione degli altri, che ci vogliano bene. A volte abbiamo fame di amore, di qualcuno che sia importante per noi. A volte abbiamo anche un po' di fame di contare, di successo, di essere importanti per gli altri. Poi abbiamo fame di realizzare bene le nostre cose, quello che riusciamo a fare bene, soprattutto quando abbiamo fame di qualche applauso, perché qualcuno ci dica: hai proprio fatto bene, sei proprio bravo. E allora questa fame ci fa cercare sempre qualcosa. Provate un po' a cercare Dio non per quello che vi dà, ma per quello che è. Provate un po' a cercare un amico, una persona, non per quello che vi dà, ma per quello che è. Ecco perché Gesù oggi ci dice: qual è la fame che viene saziata? Qual è l'alimento? È credere. Mi fido di te. Grazie perché esisti. Credo in te. Non dà niente, non aggiunge nulla, non toglie nulla, ma ci mette in relazione. E proprio perché è difficile, il Vangelo di oggi, quando Gesù chiede di credere in Lui, fa una domanda che faremo tutti: ma quale segno
Fammi vedere un miracolo, un segno, batti un colpo. Come faccio a credere in te se non ti vedo? Garantiscimi che esisti. Allora poi credo in te. Ecco, tutte le volte che pensiamo così, la fiducia negli altri, la fede negli altri scompare. Perché la fede e la fiducia non si toccano con mano, si donano col cuore. E allora ragazzi, non avviciniamoci a Dio solo quando abbiamo fame. Vedete, il Vangelo potrebbe darci del pane e invece ci dà il lievito. Ce l'ha ricordato Gesù. Che differenza c'è? Se ci dà il pane siamo sazi. Non dobbiamo fare niente, no. Ci dà il lievito. Perché sappiamo fare lievitare la nostra pasta, la nostra vita, la nostra relazione con Dio e con gli altri. E allora ricordiamoci che c'è un pane di vita, ci dice Gesù. È il pane che tutti i giorni o tutte le domeniche e anche in queste vacanze, perché la fede non va in vacanza, non va in ferie, è il pane di vita, è il pane dell'Eucaristia. Quello sì che sazia, non la nostra pancia. Sazia il nostro cuore, la nostra sete di Dio, la nostra voglia degli altri. Buone vacanze e non dimenticatevi di andare a trovare Gesù. Vi aspetta lì. Sono il pane di vita, ci ha ricordato.